Un evento atteso da quasi 9 secoli, un ritorno a casa toccante, quello di oggi pomeriggio del patrono di Adrano, San Niccolò Politi, le cui spoglie mortali, conservate dal Cale Rifusi, sono tornate per la prima volta nel suo paese di origine. Il corpo del santo, finalmente ricongiunto, è stato accolto da una folla festante. Il tutto in occasione dei 900 anni della nascita del santo eremita, una occasione storica per riunire appunto, anche se per un solo giorno, le reliquie del santo custodite ad Adrano, il sacro teschio, e quelle del resto del corpo custodite ad Alcale Rifusi. I due paesi, uniti dalla devozione al santo patrono, hanno deciso infatti di far incontrare le reliquie conservate nei rispettivi comuni per ricongiungere idealmente il corpo del santo proprio in occasione del 900° anniversario della nascita. Le reliquie provenienti da Alcala sono state accolte all'ingresso della parte alta di Adrano, esattamente nel piazzale antistante la chiesa del Cuore Immacolato di Maria. L'incontro delle due reliquie esattamente alle 18:10, un momento emozionante che resterà per sempre nel cuore di chi lo ha vissuto e nella storia della città di Adrano. Il tutto alla presenza del vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, di quello di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, dei sindaci dei due comuni, Pippo Ferrante ed Ettore Dottore, dei numerosi devoti adraniti e alcalesi, delle confraternite cittadine e dei comitati dei due comuni. Dopo l'accoglienza al Cuore Immacolato, la lunga processione delle due reliquie verso la Chiesa Madre, dove si è svolta la celebrazione eucaristica pontificale. Diamo il Vescovo di Patti, un momento storico ovviamente non solo per la città di Adrano, anche per Alcale Rifusi. È un momento significativo perché unisce in un vincolo di fede, di comunione, le due città, Adrano e Alcale Rifusi. Adrano ha dato i natali della vita terrena a San Niccolò, Alcale Rifusi i natali alla vita del cielo, perché è morto ad Alcala. E questo momento serve a tutti per riflettere sul significato della vita che va vissuta in pienezza, come l'ha vissuta San Niccolò Politi, facendo scelte coraggiose, con semplicità e umiltà. Penso che il messaggio di questo grande santo è un invito alla semplicità per raggiungere anche mete alte nel cammino della vita. Signor Cristi, è un momento storico anche per lei che è concittadino di Adrano. Certamente è motivo anche di fierezza in questo momento essere, anche se onorario, cittadino di questa città che assieme ai fratelli e alle sorelle di Alcala Rifusi, guidati dal carissimo loro vescovo Monsignor Giombanco e dai sacerdoti, onoriamo insieme il santo patrono. Lo onoriamo due comunità. Qui è nato ad Alcala Rifusi, ha finito il cammino della sua esistenza, una vita di santità. Noi lo onoriamo proprio per questo. È il frutto di queste solenni celebrazioni. Vogliamo che sia proprio questo: tutti crescere nell'amore verso il Signore, nell'amore verso il prossimo, perché la santità è proprio questo. San Niccolò ci ottenga questo dono dal Signore e noi vogliamo impegnarci in questo senso. Padre Stimoli, un momento atteso da 900 anni, fra poco ci sarà il ricongiungimento del corpo di San Niccolò Politi. Come sta vivendo lei questa attesa che ha in mano il sacro teschio del nostro santo concittadino? Ma non credo che si possa dire più di tanta emozione, perché il ricongiungimento del corpo dopo tanti anni non è cosa da poco, per cui non credo sia soltanto mia l'emozione, ma di tutti gli alcaresi e anche noi adraniti, che sia questo evento abbastanza particolare perché ciascuno possa crescere verso la santità, che è la volontà di Dio per ciascuno di noi. Tutto si racchiude in due parole, l'abbiamo letto, bentornato Niccolò, due parole semplicissime che racchiudono un'emozione lunga 900 anni. Bentornato Niccolò significa che noi vogliamo essere sempre più vicini a Lui, per essere con Lui accanto a Dio, in anticipo in questa vita, domani nell'altra.